Amici sportivi e tifosi del calcio a 5 femminile del Bitonto, buongiorno da Nicola Vacca, lo vedete siamo in diretta con il Palazzo di Città del Comune di Bari, dove vi stiamo per trasmettere la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa italiana che si terrà domani pomeriggio al Palaflorio di Bari alle 18.30 fra Bitonto Calcio 5 e Tiki Taka Francavilla a Mare. Si rinnova ancora una volta la sfida fra le pugliesi e le abruzzesi, che sono state sempre negli ultimi anni coinvolte nelle varie finali. La partita solitamente viene disputata dalla vincitrice della Coppa Italia contro la vincitrice dello Scudetto, ma essendo state le due partite vinte dal Bitonto, in questo caso si è preferito utilizzare la semifinalista della Coppa Italia, in questo caso il Tiki Taka Francavilla a Mare. Considerate che il Bitonto è stata considerata una fra le 5 squadre più forti al mondo per quanto riguarda il futsal femminile, di questo ne è contento anche mister Marzuoli, che può contare sulla presenza di 4 nazionali brasiliane e di 4 nazionali italiane. Si tratta comunque della 7ª finale ottenuta in altrettante competizioni sportive affrontate negli ultimi 2 anni dalla squadra bitontina, che ha sfiorato anche la vittoria in Champions League con il Benfica l'anno scorso, perdendola soltanto al 9° rigore. Presenti oggi tutti i vertici della divisione nazionale di calcio a 5 femminile, partendo da Stefano Castiglia. Adesso vi do subito l'input per seguire la nostra conferenza stampa. Ci rivediamo subito dopo, ricordandovi che la partita verrà trasmessa in diretta dai canali di Sky Sport domani pomeriggio alle 18.30. E adesso linea subito alla conferenza stampa. Cari amici del futsal, buongiorno, ben ritrovati. Riparte la nuova stagione del femminile, riparte con la Supercoppa e per la seconda volta il Comune di Bari, la città di Bari, ospita una sfida tra Bitonto e Tiki Taka. Allora noi ringraziamo il Comune di Bari che ci ospita anche per la conferenza stampa. Vogliamo ringraziare e salutare il Comune di Bari attraverso l'assessore Pietro Petruzzelli, a cui do la parola per questo inizio di conferenza stampa di presentazione della Supercoppa femminile. Va bene, sono io in realtà che ringrazio voi, perché siete una bella e brava società come lo è anche il Tiki Taka, e le volte in cui vi siete sfidati per una finale dimostrano il fatto che siete ormai non solo il presente, ma io spero anche il futuro del calcio a 5 femminile, e dimostrate come una città possa essere attrattiva, nella fattispecie Bari, grazie al turismo sportivo. In questi anni stiamo crescendo anche molto come presenze turistiche, ma vogliamo sempre più investire nell'ospitare eventi sportivi nazionali come questo e probabilmente internazionali, se siamo fortunati, anche nei prossimi mesi. Quindi l'appello a tutti i cittadini baresi è a venire domani al Palaflorio per godere di uno stare insieme. L'hashtag è We Are Family, perché non solo perché si è una famiglia per tutti quelli che lavorano insieme alla federazione del futsal, ma perché è bello vedere manifestazioni sportive come questo in un Palaflorio, che è un impianto sportivo adatto, perché non è enorme, ma ha la giusta grandezza per ospitare eventi come questi. Quindi grazie, le porte della città di Bari sono sempre aperte. Poi è chiaro che abbiamo un debole per i bitontini, ma questo è un'altra storia, ne parleremo in un altro momento. Sì, io darei la parola al sindaco Vito Leccese, che è il padrone di casa in questo caso. Grazie, anch'io mi associo alle parole di Pietro Petruzzelli per questo momento di gioia che farete vivere alla città di Bari. Vi invitiamo tutti a partecipare come spettatori alla Supercoppa femminile domani alle 18.30 nel nostro straordinario Palaflorio. Come diceva Pietro, Bari si sta caratterizzando sempre più negli anni come città attrattiva non solo sul piano del turismo, ma anche sul piano degli eventi sportivi. Di questo siamo particolarmente orgogliosi. L'occasione mi è gradita per salutare Francesco Ricci, sindaco di Bitonto, e i rappresentanti della squadra Tiki Taka di Francavilla a Mare. E sarà un momento di festa, tanti auguri ad entrambe le squadre. Io non esprimo preferenze, a differenza dell'assessore Petruzzelli,
L'unica preferenza sarà espressa nei confronti del pubblico, che dovrà divertirsi, dovrà ammirare le giocatrici, dovrà assistere a un momento di sport e di gioia. Poi vinca il migliore. E comunque l'olio di Bitonto è il migliore. Grazie sindaco, l'ha salutato il sindaco di Bitonto, quindi io gli passerei la parola per il suo saluto. Vabbè, a Bari ci sono poi le orecchiette, quindi olio e orecchiette possiamo fare. Ci medirà, appunto. Vabbè, no, a me innanzitutto il doveroso. E vabbè, poi arriviamo anche lì. Io ho dato spazio, avrei dato spazio al presidente del Francavilla. No, vabbè, a me il doveroso ringraziamento, che non è un ringraziamento di rito o di circostanza, è un ringraziamento per un impegno e per una vicinanza che la città di Bari manifesta nei confronti della nostra città, nei confronti di questo momento, che è anche un momento legato ad una difficoltà dell'impiantistica sportiva nella nostra città. Stiamo per realizzare questa struttura, questo nuovo palazzetto, e quindi in attesa, ecco, questi eventi si svolgono in altre città, ma Gioco Forza, questo è un evento importante che probabilmente, pur avendo avuto noi una struttura, avremmo comunque chiesto la disponibilità a Bari, perché riteniamo che questa squadra, la nostra squadra di futsal femminile della città di Bitonto, oggi si pone quasi come uno strumento di turismo itinerante, cioè il Bitonto futsal porta, il futsal Bitonto porta il marchio Bitonto, però poi si pone nelle altre città, coinvolge altre città, e per un evento di questo tipo ovviamente coinvolge la città capoluogo di regione, quindi Bari, in una struttura bellissima, quella del Palaflorio, in una struttura che poco fa, qualche mese fa, ha ospitato la finale scudetto, gli europei, ma per quanto ci riguarda la finale scudetto, con davvero un grossissimo afflusso di pubblico. E quindi grazie Pietro per questa vicinanza nei nostri confronti. Grazie Vito, grazie al sindaco di Bari, a Vito Leccese, la sua sensibilità su questi ambiti, su questi aspetti è dimostrata nel tempo, quindi eravamo certi che si potesse continuare su questa strada. Mi piace pensare a questo coinvolgimento del territorio vasto. Dobbiamo guardare oltre i nostri campanili. Lo sport, il turismo, il sociale, l'enogastronomia cresce se crescono tutti i territori. Pietro prima accennava a qualche evento di carattere internazionale. Ci stiamo lavorando, e ancora una volta devo ringraziare lo stesso Comune di Bari e anche la Regione Puglia per le prime interlocuzioni. Se dovesse andare in porto questo evento di carattere internazionale, sicuramente c'è il coinvolgimento anche di altri territori, quindi Bari capoluogo di regione, ma insieme tutte le altre nostre città che davvero possono offrire tanto di buono sotto ogni punto di vista, da un punto di vista turistico, da un punto di vista dell'immenso patrimonio storico, artistico, culturale, da un impegno sociale, da un impegno sportivo, da un impegno di davvero di varia natura. Fatemi ringraziare ovviamente anche la mia società, presidente del Tiki Tak. Fammi prima ringraziare Silvano Intini per la continuità che riesce a garantire in questa squadra, per questa compagine. Non è facile fare sport nel sud, vincendo, non è facile fare sport nel sud ripetendosi di anno in anno. E quindi io ringrazio il patron Silvano Intini e ringrazio tutti gli sponsor che lo affiancano e lo accompagnano in questa avventura. Ringrazio il presidente del Tiki Tak, il discorso vale uguale, anche lui sempre, voglio dire, in prima linea sul fronte. Io credo che domani ci sarà una grande manifestazione innanzitutto di sport, poi vinca il migliore, e sono sicuro che davvero ci sarà un grande divertimento, e quindi invito tutti quanti a poter venire ad assistere a questa bellissima gara che sarà disputata domani a Palaflorio. Ultimissimo ringraziamento e termino: la divisione del futsal femminile.
oramai dobbiamo, presidente, assessore, Vito, dobbiamo nominarli, no, fare cittadini onorari o di Bari o di Bitonto, perché credo che stiano uno e uno, magari uno a Bari, così non si offende nessuno, perché la loro presenza qui spesso nei nostri territori significa particolare attenzione di un movimento per il nostro territorio, di un movimento che a livello nazionale e non solo sta crescendo. I numeri la dicono lunga. Quindi grazie davvero per quello che fate e davvero buon divertimento a tutti. Grazie. Io posso dire, prego, una cosa? Mi sono ricordato ora, io ero giocatore di pallamano maschile e mi sono ricordato, a proposito di quando, del passaggio che tu hai fatto sulla difficoltà del fare sport qui a sud, io mi allenavo perché non avevamo palestre e impianti sportivi nella città di Bari, ovviamente parlo degli anni, primi anni 80, sì, anzi fine anni 70, e ci allenavamo a Bitonto, al Maria Cristina di Savoia. E ovviamente, fortunatamente la situazione è cambiata, non perché non era piacevole venire a Bitonto, ma perché la città di Bari in termini di impianti sportivi è cresciuta tantissimo. Oggi è meno difficile fare sport anche qui a Bari, anche se dobbiamo potenziare e arricchire la città di altre strutture sportive, perché le richieste sono tantissime. Fare in modo anche che gli istituti scolastici, che normalmente sono dotati di impianti sportivi, di palestre, possano metterli a disposizione del territorio. E in questo, da sindaco metropolitano, avendo una responsabilità specifica sull'edilizia scolastica delle medie superiori, mi adopererò affinché quelle strutture vengano aperte al territorio e alle comunità. Bene, grazie, solo questo. Grazie. Io passerei, avete chiamato in causa la divisione calcio a 5 rappresentata dal consigliere Umberto Ferrini, neo eletto anche lui sindaco, quindi siamo rieletto. No, a parte scherzi, prima cosa ci tengo a portarvi i saluti di tutto il consiglio direttivo della divisione calcio a 5, che chi oggi sta qui, chi è in Alta Italia, ma domani vi do una notizia, si riunirà per la prima volta, non mancherà nessuno qui a Bari a vedere la gara, chi arriverà stasera, chi domani mattina, e anche che lunedì, giustamente non sapete, c'è l'elezione del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ma sono tutti voluti essere qui e partiremo tutti dopo di notte, dopo la partita. Però per noi è un onore. E non ci dimentichiamo, la Supercoppa di nuovo è l'inizio della stagione, perché questa è la prima gara ufficiale del 24-25. È una gara importante, una gara bella, una gara che ormai è quasi diventata una classica. Non ci dimentichiamo che queste due società l'anno scorso hanno dato battaglia sia in finale di campionato che di Coppa. Faccio un plauso alle società, faccio un plauso, come diceva giustamente il sindaco, non è facile fare sport, ma non è solo al sud, è proprio, ormai di fare sport, dico che sono dei piccoli eroi, giustamente con le varie nuove leggi che ci sono. Tornando al campo, Bari è bellissima, Bari è un palcoscenico veramente che dà lustro al nostro sport, dà lustro a questa disciplina. Ancora ho gli occhi la finale con i 5.500 spettatori del 9 giugno. E pensate che questa fotografia di questa gara ha girato tutta l'Europa. Piccolo aneddoto, ci sono stati degli arbitri italiani che sono andati in Spagna e hanno fatto vedere le foto del Pallaflorio. Stiamo parlando della Spagna, la culla di questo. Dice, ma il femminile è così seguito, ma usate gli stessi arbitri del maschile? Stiamo parlando della Spagna? E sono rimasti così meravigliati a vedere un pubblico così appassionato, un pubblico che segue. Perché se vogliamo il pubblico è anche il motore, no? Cioè, perché se il pubblico ti segue, da sponsor, diciamo, è un indotto. Secondo me il principale pubblico è l'indotto. E poi, come lo chiamo io? Io chiamo il popolo del futsal, perché domani ci sarà gente che non è né tifosa, né del tiki-taka, né del bidone, ma verrà a vedere uno spettacolo, perché il futsal femminile è uno spettacolo. E non ci dimentichiamo che rispetto al maschile, perdonatemi, ma lo devo dire, qui abbiamo le più forti giocatrici al mondo, abbiamo quasi tre quarti della nazionale brasiliana. Cioè, ecco perché dico, signori, chi viene domani a vedere questa gara vedrà uno spettacolo. Ringrazio ancora la Puglia, ringrazio Bari, ringrazio il sindaco Ricci che c'è sempre vicino, ringrazio il Tiki-Taka Francavilla,
Ringrazio tutte le componenti. Io veramente domani invito proprio il popolo a venire a vedere questa bellissima gara. Grazie a tutti. Grazie consigliere Ferrini. Io vorrei far portare un saluto anche a Francesco Novello, che è neo consigliere calabrese, meridionale come noi, e quindi siamo molto vicini a Francesco, gli facciamo un grande in bocca grazie, al lupo. Grazie, grazie. Diciamo, l'esordio per te, diciamo, in questa occasione. Esatto, l'esordio, e permettimi di salutare il tavolo istituzionale, i presidenti del Tiki Tac e del Bitonto, fargli i complimenti perché non si arriva così facilmente ad una finale di questo tipo. Poi, diciamo, per voi è la terza di fila, due Scudetto e una di Coppa Italia, quindi ormai ci siete abituati ad incontrarla. Una classica ormai di questa disciplina. Quindi un grande in bocca al lupo, un augurio per la partita di domani. Vorrei soffermarmi però su una parola che è stata più volte ripetuta in questa sede, sia dal sindaco di Bari che dal sindaco di Bitonto: unione. Questo è quello che porta questa disciplina, è unione. Unione nei territori, unioni nelle tradizioni, unione nella passione che penso chi è seduto a questo tavolo ha verso questa disciplina. Quindi questo è l'aspetto su cui dobbiamo basare tutto quello che è il sistema futsal femminile, quindi l'unione. La passione muove questo movimento, ne siamo tutti consapevoli, ne siamo tutti coscienti. Io ho una bellissima immagine che è quella del 9 giugno dell'anno scorso, vedere quel palazzetto stracolmo, eravamo seduti vicini, mi sa sindaco, se non mi ricordo male, è stata un'emozione incredibile. Sì, fa parte della del gioco, diciamo. Seduti vicino al sindaco Ricci durante le gare, io per me è stato un piacere, però grande piacere, diciamo grande. Che era molto si faceva molto trasportare dall'enfasi della gara. È stato qualcosa di incredibile, un tifo bellissimo, educato. Quindi il mio augurio è di rivedere domani tutta questa gente al palazzetto, che è gente che poi è mossa da una passione incredibile per questa disciplina. Quindi l'appuntamento è per domani alle 18:30, diretta Sky. Un grande in bocca al lupo alle due società, io lo rinnovo. Buon futsal a tutti. Grazie a voi. Sì, ma un applauso. Di benvenuto nella grande famiglia del assessore Petruzzelli, vuole lei dialogare con i due presidenti? E che cosa devo dire io? Allora, prima si è esordito sul fatto delle orecchiette, dell'olio. Io mi sono permesso, diciamo, di introdurre il tema della zuppa di pesce, però presidente del Francavilla del Tiki Taka, noi siamo contenti di avervi qui in ogni manifestazione. Anzi, io la cosa che vi auguro è di arrivare alla fine di ogni competizione sportiva, nella fase finale, e di farlo qui a Bari, in modo che noi continuiamo ad ospitare grandi eventi sportivi di questo tipo, e il Tiki Taka viene molto volentieri. Poi sul tema zuppa di pesce, che ci sono le varianti, come dire, a seconda dei diversi comuni della dorsale adriatica. Se Silvano mi concede l'apertura da ospite, il mio è un intervento di ringraziamenti innanzitutto al comune di Bari in primis, città di sport e di cultura da sempre. Noi ci siamo fatti il viaggio adesso venendo giù, ricordando, visto che domani so che faremo anche un minuto di silenzio per il grande campione di Italia 90 che è stato Totò Schillaci, ricordando la famosa finale terzo e quarto posto nello Stadio Nuovo, sì, che era Italia-Inghilterra, io avevo 12 anni, ero qui, quindi per me è l'ennesimo ritorno, oltre a tutti i match disputati con Silvano. Quindi prima di tutto il ringraziamento alla città che notoriamente e storicamente ha sempre dato alla penisola intera sport e cultura, perché non dimentichiamo tutta l'attività teatrale che gira attorno a questa città. E il secondo ringraziamento dovuto sempre, e lo leggo a una parola che è quella della continuità, è alla federazione, perché oggi abbiamo la possibilità di lavorare con degli interlocutori per un secondo mandato, chiamiamolo così, e questo ci permette oggi sicuramente di fare di proporre questo sport, che poi è uno sport meraviglioso, uno sport da teatro, non a caso futsal significa da salotto, quindi il sal sta per salotto, quindi c'è anche una congiunzione astrale tra i due elementi. E voglio ringraziare loro perché per la loro disponibilità,
continuità loro e continuità delle società. Penso che Silvano possa essere testimone del fatto che siamo andati per la prima volta, credo storicamente, come futsal femminile, assolutamente uniti verso questa direzione, quindi con la voglia di collaborare tra presidenze e anche con la federazione stessa. Sport, voglio fare un ringraziamento poi particolare perché ho visto Francesco Campione e vedo qui Silvio Luciani. Oggi c'è un segno di cambiamento, parlo dei due social media manager. Questa crescita sicuramente passa anche da un modo di comunicazione diversa che va a coinvolgere i territori, che va a coinvolgere sempre più persone, poi probabilmente che applica anche delle tattiche diverse in funzione del territorio. Bitonto è stata eccezionale nel coinvolgere nei palazzetti fisicamente il popolo, quindi ha una forza popolare enorme. Francavilla ha una, che è un piccolo paese, perché è un po' la frazione da una città dormitorio di Pescara, lavora su un coinvolgere magari davanti alle TV, davanti alle, quindi in questo senso è veramente una grande classica che si è mossa su due modi di fare comunicazione complementari, quindi oggi rappresentiamo, penso, entrambi due brand importanti. Il suo per me non è un caso, fatemelo dire a me perché è scontato che lo dica lui, oggi è candidato ad essere uno dei brand più importanti al mondo, il miglior club del mondo, quindi tutti quanti ci auguriamo che possa venire fuori questa competizione internazionale che è la Champions. Ci auguriamo che anche noi stessi faremo in modo di partecipare, perché c'è sempre quella parte nazionale, domani siamo avversari, poi in Champions saremo tutti uniti nel tifare la squadra italiana, così come facemmo anni fa per l'altra squadra italiana. Leggevo e chiudo questo lavoro meraviglioso di presentazione, che è un lavoro per me eccezionale, e nell'ultima pagina c'è un po' la spiegazione del tutto. Leggere oggi negli ultimi quattro nomi, Falconara, Bitonto, Conti, Chitaga e anche Pescara, mettiamoci sempre tra le finaliste, quindi tra i protagonisti, dà quel senso di continuità in un albo d'oro dove ci rendiamo conto che magari il futsal inizialmente soffriva il discorso della continuità, tanto che ritroviamo poco. Oggi possiamo dire che stiamo lavorando tutti i presidenti insieme per tenere in piedi la sostenibilità di questo sport, che è molto difficile, quindi c'è un senso di collaborazione condivisa. E sul match auguriamoci la solita grande partita. Io spero che questa è la quarta finale, ogni tanto me le presterà per una settimana magari le coppe, noi ce ne abbiamo altrettante, sono quelle del secondo posto. Tutti dicono che chi arriva arrivare secondo o ultimi è la stessa cosa, no, io non penso assolutamente questo, credo che c'è tanto fatica e ci sentiamo un po' come il Joker per Batman, quindi in questo senso il degno antagonista degli ultimi anni che ha fatto sì che Batman potesse essere, no, a protezione di questo sport, della Gotham City del futsal. Grazie Presidente. E come Batman, anche il Presidente della Bitonto Calcio è di poche parole ma di molti fatti e su questo però porta su di sé, diciamo, come tutti i presidenti, tutti coloro i quali investono nello sport, la difficoltà dell'investire nello sport, nelle squadre sportive al sud, e però quella soddisfazione che quando lavori con una squadra che è una squadra rodata, dove ognuno ha la propria parte e le decisioni si prendono più o meno insieme, più o meno, perché ho capito che poi durante le prime ore della mattina arrivano i messaggini, diciamo, del presidente dell'organigramma della società, poi i risultati ci sono. Naturalmente siccome siamo entrambi figli di questa terra, ti ringraziamo per gli sforzi. Grazie, assessore. Che tu fai, perché se Bitonto vince, vince anche Bari, ma vince anche la terra di Bari. Io innanzitutto devo ringraziare il sindaco Vito Leccese per la grande ospitalità che ci ha dato a questa grande società, e devo ringraziare te Pietro, che sono da due anni che ci stai vicino a questo sport, pure non appartenendo alla tua città, ma è sempre guardato fuori alla tua città chi aveva difficoltà, e quando il Bitonto ti ha chiamato hai sempre risposto, ci hai dato una grandissima mano nei tempi non sospetti e ci hai seguito anche se eri impegnato fino all'anno scorso, avevi la delega, spero di avere la delega allo sport, e ci hai sempre guardato fuori anche altre società che avevano bisogno di palazzetti, avevano bisogno di strutture, e eri sempre disponibile a trovare qualsiasi posto.
Io ringrazio la federazione che ci sta sempre vicino a noi società, non ci fa mai mancare nulla e sono sempre disponibili a qualsiasi momento, a qualsiasi ora, rispondono sempre. Ringrazio te sindaco Ricci che stai sempre vicino a questa grande squadra, anche non avendo il palazzetto, però ci stai sempre vicino. Ci stai sempre vicino. Spero che Bitonto diventa la regina del futsal, avendo un grande palazzetto come vorrebbe il nostro sindaco per ospitare delle grandi manifestazioni, perché a dicembre spero che il comune, il sindaco Leccese, l'assessore Petruzzelli, la regione, il sindaco Ricci e altre facciamo questa grande manifestazione. Che io una cosa devo dire, abbiamo avuto richieste da tutta l'Italia e da tutta la nazione europea. Guardate, domani io, nel nostro paese sono arrivati, il paese più lontano che è arrivato a Bitonto è Cagliari. Abbiamo ospitato 10 persone da Cagliari per venire domani la Supercoppa. Figuriamoci se facciamo una Champions nella regione Puglia. E un turismo, arriverà gente da tutto il mondo. Ringrazio tutti, ringrazio l'assessore Cosimo Bonasia che è sempre lui vicino, è un grande tifoso, domani lo vedremo trasformato. Ma devi dire, siccome tu sei l'uomo dell'ultimo momento, poi l'assessore Bonasia è quello che copre tutto. Sì. Legate alla logistica. Io perciò lo volevo qui oggi perché lui è sempre l'ultimo momento, quando troviamo difficoltà è sempre a disposizione. E ringrazio tutti. Io spero che domani il sindaco viene a vedere almeno un minuto la nostra partita per vedere di che cosa si parla. Uno sport pulito dove coinvolgiamo bambini, donne, signore, che per loro è un momento di libertà la domenica, un momento dove loro passano dei momenti felici con tanta gente. Io ringrazio tutti, ringrazio anche Ivan della Dinamo Film che è qui con noi. Grazie a tutti, spero che domani alle 18.30 è una festa patronale del Sud. Grazie a tutti. Invece io domani ho una festa patronale di uno dei 19 quartieri di Bari. Con una processione di 6 chilometri, quindi no, verrei volentieri a vedere la vostra partita. Va bene. Allora, l'assessore Buonasera è stato... Buonasera, scusami. Infatti ho sbagliato l'attitudine, perdonami. C'è un bellissimo film che si chiama Pulp Fiction dove c'è un personaggio che è Mr. Wolf. Mr. Wolf è quello che chiamano John Travolta e il proprio compagno di Ventura per risolvere i problemi. Ho capito che tu sei un po' il Mr. Wolf, quello che risolve i problemi all'ultimo minuto della logistica della squadra. Cerchiamo soltanto di supportare sistematicamente la squadra. Di supportare la nostra squadra. Io volevo raccontare giusto un aneddoto che poi più non è un aneddoto. Nell'ultima finale io ero tra i tifosi del Tiki Taka e molti bitontini mi dicevano: ma perché stai da quell'altro lato e non stai con noi? Stavo da quell'altro lato perché per noi lo sport non è divisione, per noi lo sport è partecipare insieme, condividere insieme una passione per questo tipo di sport, quindi promuovere eventi di socializzazione piuttosto che di divisione. E io conservo ancora due manine di plastica che erano dei bambini, e li conservo ancora nella stanza di mio figlio tredicenne che segue e che puntualmente chiede poi l'autografo sulla maglietta. Volevo aggiungere un po', il sindaco Vito Leccese ha parlato diciamo del suo trascorso quando veniva a Bitonto perché Bari non garantiva diciamo delle infrastrutture sportive. Io mi auguro che tra qualche anno sindaco qualche barese poi ritorni a Bitonto, perché noi stiamo investendo tantissimo in campo diciamo infrastrutturale
partirà il Pale Eventi, realizzeremo anche una nuova tensostruttura, stiamo ristrutturando la città, il campo degli Ulivi, stiamo investendo anche sul campo Rossiello, e visto che lei riveste anche ruoli, diciamo, sovracomunali, ci rappresenta tutti quanti, io approfitto anche per lanciarle una sfida. Noi abbiamo l'ex palazzetto dello sport che lei ha frequentato e ritengo che sia un argomento da mettere subito in campo, perché lì c'è una diatriba. Il nostro sindaco Ricci, anche in veste di consigliere, si è interessato tantissimo, perché lei ha giocato a pallamano, se non ho capito male, ma il nostro sindaco ha giocato a pallavolo, quindi è un altro cultore dello sport. Non si direbbe per entrambi, però comunque... Sì. Non a caso non molla. Scusami. Non a caso non molla la delega dello sport il caro Francesco Ricci. Il mio sono uguali. Quindi il mio invito è a provare di risolvere, diciamo, questo problema. È una struttura ormai in decadenza, sicuramente anche degli elementi costruttivi in amianto, quindi anche pericolosa, quindi mi auguro che magari approfittando, diciamo, di questo evento si possa affrontare seriamente un problema che viene da lontano. Concludo facendo gli auguri al Tiki Taka, facendo gli auguri alla nostra squadra. Vi auguro che vinca il migliore, e anche domani, non me ne voglia il caro amico Silvano, sarò dall'altro lato, ma anche per un fatto scaramantico. Grazie assessore, arrivati quasi in conclusione di questa conferenza stampa. Io voglio ricordare che la partita è in diretta su Sky al 202 e mi piace pensare che la richiesta di Sky di anticipare la partita è perché ha avuto paura dell'audience di Inter Milan. Eh sì, certo. Quindi, perché era alle 20:30 inizio la programmazione. Quindi è vera questa cosa, era originariamente programmata alle 20:30, poi Sky ha cambiato e quindi siamo andati alle 18:30. Per chi non ha Sky, ma soprattutto per i tanti amici, soprattutto in Brasile, nel Rio Grande do Sul, la partita sarà in diretta streaming sulla nuova piattaforma su cui sarà trasmesso l'intero campionato di Serie A femminile, che è vivoazzurro.it. Quindi la partnership tra la FIGC e la divisione Calcio a 5 si rafforza attraverso l'utilizzo di questa tecnologia proprietaria della FIGC, su cui gratuitamente si potranno vedere tutte le partite in diretta del campionato di Serie A femminile, che inizia sabato prossimo con gli anticipi. Vivoazzurro.it, ok, tv.it. Comunque, Vivoazzurro su Google, tanto nessuno utilizza l'indirizzo normale, questa è una polemica da esperti di marketing digitale, no, è un altro discorso sull'utilizzo dei motori di ricerca. Ora io vorrei chiedere alla divisione, perché so che hanno degli domani. Piccolo pensiero. E sono in ritiro. Io ero venuto solo per questo. Signor sindaco. Grazie. Lo ricordo. Grazie tanto. Ci mettiamo qui. Sì. Mettetevi qui davanti. No, davanti qua. Abbiamo una speciale, se la merita tu. Grazie mille, no, grazie. Sei sempre vicino, ma che scherzi, per noi è un onore. Anzi, grazie di tutto il tempo che fai. Grazie. Grazie. Thank you.
presidente del Francavilla. E allora ringraziamo tutti gli intervenuti quest'oggi qui all'interno della sala del Comune di Bari per la presentazione della Supercoppa italiana. Prima di chiudere la diretta televisiva, io vorrei qui accanto a me il presidente del Tiki Taka Marco Tiberio e il presidente Silvano Intini, che invito ad arrivare qui da questa parte. Prego presidente, qui al centro prima. E allora logicamente non vi chiedo il risultato per questioni insomma che sono abbastanza chiare, ma per questioni di campanilismo chiedo prima al presidente le sue sensazioni alla vigilia di questa partita. Beh, vabbè, allora quando affronti il Bitonto la sensazione è sempre che devi scalare una montagna, no? Perché è una squadra fortissima da anni ormai. E noi quest'anno abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento, comunque di abbiamo riavviato un progetto, probabilmente potrebbe sembrare, no, per questo aspetto forse tra tutte le finali e la finale dove il Bitonto parte ancora più favorita, però insomma parliamo di una partita secca e io ho un gruppo affiatato, ce la metteremo tutta e chiaramente tutte e due guardiamo la Coppa col desiderio ovviamente di vincerla e quindi faremo di tutto per portare a casa questo magico trofeo. Per me, per noi del Tiki Taka è la prima volta che giochiamo una Supercoppa italiana, quindi c'è anche questo valore aggiuntivo, c'è la consapevolezza di affrontare un avversario durissimo e quindi in bocca al lupo a loro, in bocca al lupo a noi e speriamo che ne vada a beneficiare lo spettacolo e la partita di per sé. Press. Una partita molto difficile, non è una partita semplice perché è la prima partita di campionato, dunque per me sarà uno spettacolo, veramente non è una partita che partiamo già con i punteggi avanti pur essendo avendo un roster molto forte, ma è una partita che abbiamo tutti e due il timore, non è facile per tutti e due. L'importante è che diamo spettacolo, vinca il migliore e poi è meglio che lo facciamo sempre fra noi due. Domani sera non ci salutiamo, non ci parliamo, la gente dice si sono litigati quei due, invece no, stiamo sempre insieme e questo è il bello dello sport, vedere due presidenti che domani lui, io so il suo debole che sta solo e lui sa il mio debole che io resto da solo e non è perché siamo innamorati di questa squadra, qual è il bello? E loro sanno benissimo che anche le giocatrici che noi diamo l'anima, perdiamo il nostro tempo con la nostra famiglia per stare con loro. Però è bello vedere nel Palafrom gente che si innamora di queste squadre, di questo sport che fino a poco tempo fa non era visto da nessuno. Comunque diciamo francamente che il futsal femminile sta facendo grandi passi in avanti, tanti allora, passi, grandi e tanti passi in avanti. Passi in avanti giganteschi in questo senso. Io mi collego per dire una cosa attuale anche di questo periodo storico a quello che ha detto Silvano. I passi avanti vengono fuori proprio da quel lavoro fatto nelle camere, no? Fatto tra i presidenti nelle riunioni, nella voglia di collaborare e di costruire. Ora, se non ci fosse quella situazione, no, anche moderna, no, dei 40 minuti dove ha detto bene Silvano, dove ci si incazza, si esulta, dove si fa anche un po' di, talvolta anche un po' show, no, chiamiamolo anche così. Poi ognuno, ma questo non vale solo per Tiki Taka e Bitonto, credo che valga, serva proprio anche per far crescere la partita, far crescere questo mondo e far crescere il futsal. Quei 40 minuti vanno vissuti con passione, tutti vogliono vincere, tutte le squadre vogliono vincere, tutte le società vogliono avere una propria identità. Al di là di questo la crescita passa proprio dalla collaborazione delle presidenze, dalle nuove figure all'interno delle società, non so, penso al direttore commerciale, al social media manager, e oggi rappresentiamo aziende, cioè non riusciamo più, questa realtà ha bisogno di una macchina che si muove, di tante persone che lavorano insieme e anzi ne approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato e collaborano ogni giorno e hanno fatto sì che il Tiki Taka diventasse quello che è oggi. Stesso discorso credo che valga. È lo stesso, sì, ringrazio anch'io tutto il mio staff che sta ancora lavorando
e ringrazio nel vero senso che sta facendo, ringrazio anche l'ultimo video che è uscito qui, che adesso lo vedrete sui network, che gente che si sta innamorando e sta dando grande soddisfazione a scopo di lucro zero. Allora, ringraziamo i due presidenti. Nel frattempo ci sono delle interviste che abbiamo registrato poco prima, le vediamo dopo, facciamo parlare l'assessore. Grazie Presidente, grazie. Allora, Assessore, giustamente come hanno detto tutti, un appuntamento importante per Bari, per la città di Bari, per il Pallaflorio, per le due squadre, insomma, sempre più risalto a questa squadra, a questa divisione. Ma innanzitutto un appuntamento importante per i tanti appassionati sportivi e del futsal che c'erano nella nostra terra, nella nostra città, nella nostra provincia, insomma. E in più è un'occasione bella perché è una manifestazione sportiva che genera attrattività, quindi che fa parlare anche di turismo sportivo. Questa è una manifestazione a carattere nazionale, ma come ricordava il presidente Intini, ha avuto richieste di prenotazioni, di incontri, di presenze da tante parti d'Italia, che verranno spero non solo al palazzetto, ma che trovino anche l'occasione per farsi un giro in città, nella città vecchia, pranzare in qualche ristorantino di quelli sul mare o in un posto bello e accogliente nella nostra città, e che ci dia la possibilità di dimostrare quanto Bari sia una città accogliente, una città inclusiva, che ha fame di manifestazioni sportive e ha fame anche di organizzazioni serie come la divisione di calcio a 5, come la società del Bitonto e del Tiki Taka, e come diciamo tutto quello che vi portate dietro. Quindi vi ringraziamo e quando volete le porte di Bari sono aperte. E poi questa cosa che nessuno dice, ma stiamo lavorando per un evento importante davvero a ridosso si fa solo per questioni scaramantiche, esattamente, però come dire, siccome c'è entusiasmo da parte di tutti, viene fuori anche nelle conferenze stampa come quella di stamattina. Non diciamo nulla, però siamo al lavoro per i tanti appassionati, questa volta non solo nazionali ma internazionali. Grazie Assessore Petruzzelli. E allora adesso, prima di chiudere la nostra diretta, ci sono alcune interviste che abbiamo realizzato qualche minuto fa, ve le mandiamo subito a far vedere, poi ritorniamo qui e vi salutiamo. È appena terminata la conferenza di presentazione della Supercoppa Italiana, dottor Ferrini, un appuntamento importante anche quest'anno a Bari. Sì, Bari sta diventando quasi una casa del futsal, no? Perché veniamo spesso qui in Puglia, Bari, Bitonto, Bari. Che dire? Dire soltanto grazie sempre alla città di Bari, alla Puglia che ospita queste bellissime manifestazioni. Domani sarà una gara avvincente, come sono state negli ultimi tempi, perché diciamo che diventa quasi una classica, sembra tipo Real Madrid-Barcellona, no? L'anno scorso hanno fatto sia la finale di Coppa, la finale di campionato, si scontrano anche a livello giovanile, ma sono due società all'avanguardia, sono due società che puntano molto su questa disciplina, e complimenti. Dottor Novello, per lei invece è veramente molto importante per la divisione avere la possibilità, insomma, di fare una cosa qui a Bari con tutto il pubblico che può seguire sempre più da vicino una squadra. Assolutamente sì, questo è l'evento, diciamo, che apre la stagione, no? Si apre appunto con la consegna di questa prima coppa in una regione importante, dove il femminile è avanti, dove il femminile ha dato risposte molto importanti. Mi auguro che ci sia spettacolo. Rispetto in campo, quindi un in bocca al lupo alle due società e ci vediamo domani. Il mio augurio di riempire il palazzetto per questo straordinario spettacolo che è il futsal. Come responsabili e rappresentanti della divisione vi devo fare per forza la domanda: noi stiamo puntando logicamente alla Champions qui in Puglia, com'è la situazione? No, la situazione abbiamo già spoilerato, no? La sera della presentazione. Ci stiamo già muovendo, c'è un sole qui a Bari meraviglioso, ma io già sto pensando all'inverno di dicembre di questa Coppa, no? Ma a parte scherzi, l'organizzazione sta andando avanti, tutte le componenti si sono allineate a questo evento e penso che Bari vivrà una cosa che è bellissima. Io ho vissuto anche all'estero e vedere tutte queste realtà, le migliori realtà d'Europa, tutte concentrate nella stessa sede, vedere questi incontri spettacolari, anzi lo dico già 4 mesi prima, non ve la perdete, cioè se verrà poi tutto ufficializzato, penso che sotto Natale avrete uno spettacolo qui a Bari veramente bello. Per cui possiamo dire che qualcosa si sta muovendo? Assolutamente sì, è un evento importantissimo. Poi al sud,
in una regione che risponde bene al futsal, quindi ci sono tutti gli ingredienti per dar vita a un qualcosa di veramente importante. Grazie. Grazie a lei. Sindaco Ricci, un appuntamento importante è quello di domani, ma un appuntamento importante anche per la nostra città. Sì, indubbiamente, oramai la nostra squadra è il fiore all'occhiello della nostra città, a livello non solo sportivo, anche a livello sociale, culturale, per la capacità che riesce ad aggregare un numero importante di tifosi, un numero importante di altre città, anche il territorio vasto, e soprattutto anche la capacità che riesce ad avere con il coinvolgimento di tanti imprenditori privati. Quindi è un momento importante per la città, è un momento importante per la squadra, è un momento, sempre lo definisco sempre, un momento di aggregazione di grande comunità. Noi prima abbiamo fatto una domanda al dottor Ferrini, stiamo cercando di carpire più possibile se insomma questa Champions potremmo giocarla qui a casa. Ma ci sono avviatissime interlocuzioni con l'ente regione, in particolare con l'assessore piemontese, che ringrazio comunque già da questo momento per l'interessamento che sta approfondendo in questa iniziativa. Ci crediamo, vediamo nelle prossime ore, nei prossimi giorni abbiamo degli appuntamenti importanti, vediamo di portare in Italia la Champions, in particolare di portarla qui a Bari, con il coinvolgimento anche di altre città, non solo Bitonto, ma anche altre realtà importanti dove la squadra si è già fatta notare. Inutile dire che lei domani sarà il primo tifoso. Beh, seguo questa squadra da tempo, dal primo momento, fra l'altro l'ho seguita in tempi non sospetti, quando non ero sindaco. Mi lega una straordinaria amicizia con Silvano Intini, quindi sicuramente seguirò la squadra e vediamo un po', vediamo domani come va a finire. Non diciamo nulla. No, dobbiamo essere solo fiduciosi. La squadra ha tutte le potenzialità, inutile negarlo, però la palla è sempre rotonda, voglio dire, ma questo ce lo diciamo sempre. Per il momento stanno arrivando tutti i risultati positivi, vediamo domani come va. Bisogna essere sempre prudenti nello sport. Assessore, buonasera. Parliamo della Champions del calcio a 5 femminile. Come si sta attrezzando il Comune di Bitonto per questa iniziativa così importante? Sì, noi siamo super felici di questa grande opportunità, che è una grande opportunità per il Comune di Bitonto, ma è una grandissima opportunità per tutti i comuni limitrofi, ivi compreso il Comune di Bari. Ci stiamo attrezzando, iniziando già a ragionare su quali che sono su quella che è l'organizzazione da tenere, il coinvolgimento dei cittadini, perché la forza di questa squadra, indipendentemente dal grande valore tecnico delle nostre atlete, la forza di questa squadra è il tifo e la città di Bitonto, come ha sempre detto anche il presidente della squadra. Quindi ci attrezzeremo facendo in modo che tutta la città possa essere coinvolta anche a distanza. Per cui insomma cercando di aiutare anche le strutture recettive, insomma il trasporto e tutto quello che è possibile che si può veicolare intorno a questa cosa. Sicuramente sfrutteremo questa opportunità come un'opportunità di crescita e di promozione turistica e anche e soprattutto culturale. Ed è proprio tutto per quanto riguarda la presentazione di questa Supercoppa italiana del calcio a 5 femminile. Da Nicola Vacca, grazie per averci seguito. L'appuntamento importante domani, Pala Florio, 18:30, sia Sky che vivoazzurro.tv.it. Buona giornata.